Ebbene sì ragazzi, Elon Musk ha appena deciso di destinare, di investire 1,5 miliardi delle liquidità della sua azienda di Tesla in Bitcoin. E la domanda di molti direi che è lecita, quindi Bitcoin ha il potenziale di continuare a salire oppure sta per crollare? Quindi in questo video andremo a vedere perché Elon Musk ha deciso di investire tutti questi soldi in Bitcoin. Nella seconda parte del video andremo a vedere perché il valore di Bitcoin potrebbe arrivare a 500 mila dollari. E nella terza ed ultima parte andrò a dire secondo me se è tardi oppure no per investire in Bitcoin. Come sempre ragazzi, fare questa tipologia di video richiede un sacco di tempo ed impegno che faccio super volentieri. Mi dareste tantissimo con l'algoritmo di YouTube mettendo un bel mi piace al video ed iscrivendovi al canale se già non l'avete fatto. In più, ripeto, mi farebbe molto piacere. Ma partiamo con il video. Il valore di Bitcoin nell'ultimo periodo è salito tantissimo, nell'ultimo anno si è proprio impennato, ma solamente nell'ultimo paio di giorni è salito di un più 25%, proprio perché è uscita fuori la notizia che Elon ha destinato una bella fetta del cash di Tesla in Bitcoin. Se non ricordo male, il 7,5% per cento del totale liquidità dell'azienda. Infatti, se andiamo a dare un'occhiata al report rilasciato dalla SEC, possiamo notare che il tutto è successo il 21 gennaio 2021, quindi ormai già qualche settimana fa. E infatti qualche settimana fa Elon aveva cambiato la sua bio di Twitter andando a mettere hashtag Bitcoin, quindi probabilmente questo era il motivo. Fatto sta che in questo report vanno a dire esplicitamente che hanno deciso di aggiornare le loro policy sugli investimenti per renderli più flessibili e quindi vogliono diversificare soprattutto per massimizzare i ritorni sull'investimento dell'azienda, come destinando una bella fetta delle proprie liquidità in Bitcoin. E questa ragazzi è una notizia pazzesca per Bitcoin e per tutti gli investitori in Bitcoin, perché se ci pensiamo bene, l'uomo più ricco del mondo, uno se non l'imprenditore più di successo in questo momento al mondo, ha scelto di destinare miliardi di liquidità della sua azienda in un asset da molti ritenuto un asset senza nessun tipo di valore. Quindi questa mossa che cosa fa? Cambia un po' le carte in tavola, perché in molti hanno cominciato a dire ok, se lo dice Elon e se lo fa Elon, un motivo ci sarà. Successivamente nel report dicono anche che hanno intenzione di investire una bella fetta delle loro riserve di cash anche in altri asset digitali, lingotti d'oro, ETF sull'oro e altri asset in generale. Ma soprattutto la notizia che ha fatto cadere molti investitori di Bitcoin, ma non solo, dalla sedia è il fatto che abbiano anche detto che inizieranno in futuro ad accettare pagamenti in Bitcoin. Questo è il vero big deal. Sicuramente il fatto di aver investito 1,5 miliardi è una grande notizia per Bitcoin, ma ancora più grande, secondo il mio parere, il fatto che inizieranno ad accettare pagamenti in Bitcoin. Quindi sembra che le cose si stiano mettendo molto bene per Bitcoin. E se andiamo anche a vedere un paio di interviste rilasciate un paio di mesi fa da Cathie Wood, la proprietaria di ARK Invest, la compagnia con gli ETF tra i più performanti in assoluto sul mercato azionario. Bene, per esempio, Cathie Wood in questo video dice che si aspettava sicuramente che le aziende avrebbero iniziato ad investire una parte del loro cash in Bitcoin, ma non si aspettava così velocemente, come ha fatto per esempio MicroStrategy, che addirittura hanno investito tutto il loro cash, tutte le loro liquidità in Bitcoin. Se vogliamo essere ancora più precisi, hanno fatto un offering per fare una raccolta di capitale. Il capitale raccolto verrà investito in Bitcoin. Oppure Square, famosa azienda di servizi finanziari di cui voglio parlare da un sacco di tempo, ma troverò il modo per farci un video ad hoc perché è un'azienda che mi piace moltissimo. Bene, anche loro hanno deciso di destinare il 5% delle liquidità della loro azienda in Bitcoin. Oppure un'altra grande azienda come PayPal ha iniziato ad accettare i pagamenti in Bitcoin. Quindi, come possiamo vedere, se andiamo a fare una mappa della situazione, andiamo a cercare di capire il trend di grandi aziende, Tesla, per ultimo, comunque l'ultima notizia ufficiale, stanno seguendo la scia di Bitcoin. Ed è molto interessante quello che dice la Wood in questa intervista, che ricordo è stata rilasciata ancora prima che uscisse fuori la notizia che Elon stava investendo miliardi in Bitcoin. Bene, in questa intervista dice che se tutte le aziende dell'S&P 500, quindi dell'S&P 500, che sono le 500 migliori e più grandi aziende americane, investissero anche solo l'1% delle proprie liquidità in Bitcoin, significa che il prezzo di Bitcoin aumenterebbe di 40 mila dollari. Quindi non arriverebbe a 40 mila dollari, perché ormai ci siamo quasi, siamo a 38 mila, ma che salirebbe di 40 mila dollari, quindi più del doppio rispetto ad oggi. E possiamo matematicamente arrivarci molto facilmente: se invece decidessero di destinare il 10% delle loro liquidità in Bitcoin, il prezzo di Bitcoin aumenterebbe di 400 mila dollari. E la situazione a mio avviso è diventata molto molto interessante, perché ci sono ancora
i super fan in Bitcoin che pensano che sia l'unica soluzione possibile e immaginabile, poi ci sono quelli che ci vedono un valore, vedono Bitcoin come un asset di valore e quindi ci investono una parte del loro portafoglio, e poi ci sono i super critici di Bitcoin che dicono che Bitcoin è peggio del veleno per topi, che non è assolutamente sostenibile, che si utilizza solamente per il riciclaggio di denaro, per spacciare, eccetera. Bene, io penso che in realtà coloro che criticano così aspramente Bitcoin è per un semplice motivo, cioè che non si informano abbastanza su tutto quello che è il settore tecnologico. Conosciamo tutti molto bene il modello imprenditoriale che utilizza Elon Musk, quindi un modello imprenditoriale ultra sostenibile che cerca di aiutare il mondo a sostenersi da solo e soprattutto cerca di aiutare le persone. Quindi se uno delle menti più geniali del pianeta ha deciso di investire tutti questi soldi in questo asset e ad accettare pagamenti in Bitcoin, è perché significa che lui pensa che sia sostenibile. E io oggi più che mai sono convinto che sempre più aziende dell'S&P 500 inizieranno a prendere a spunto dalle idee di Musk, dal fatto che Musk abbia investito in Bitcoin, ma non perché Elon Musk sia bravo, bello, intelligente. Ma se ci pensiamo bene, ragazzi, noi come individui dobbiamo investire i nostri soldi. Perché sia che noi abbiamo qualche migliaio, qualche decina di migliaia o qualche centinaia di migliaia di euro sul nostro conto corrente, dobbiamo investire i nostri soldi, altrimenti perdono di valore. E quindi se già noi che abbiamo un piccolo capitale magari a disposizione ci scoccia il fatto che i nostri soldi perdano di valore, pensate alle grandi aziende che potenzialmente hanno miliardi in liquidità che perdono l'1, il 2% l'anno, che significa perdere decine e decine di milioni. Quindi risulta molto facile capire perché sia importantissimo per le grandi aziende sicuramente avere un po' di liquidità sempre da parte, pronta per ogni evenienza, ma dall'altro lato investire in diversi asset la restante parte di liquidità. E la cosa interessante di tutto ciò è appunto che sempre più aziende si stanno rendendo conto che Bitcoin è un asset di valore. Un altro dei motivi per cui il valore di Bitcoin potrebbe continuare a salire è perché anche le grandi istituzioni probabilmente inizieranno ad investire in questo asset. Infatti sempre da questo studio molto interessante fatto da ARK Invest possiamo notare che secondo le loro stime, se le grandi istituzioni iniziassero ad investire in Bitcoin da un 2,5 ad un massimo del 6,5% del proprio capitale, tutto ciò potrebbe impattare il valore di Bitcoin portandolo dai 200 ai 500 mila dollari in più rispetto ad oggi. E a mio avviso il cambiamento delle grandi istituzioni nei confronti di Bitcoin avverrà molto più velocemente di quello che in molti si aspettano, anche per un fatto puramente matematico, perché le grandi istituzioni devono diversificare il più possibile il proprio portafoglio. Ad oggi Bitcoin è un asset che sta rendendo tantissimo, quindi questo cosa significa? Che non è che le grandi istituzioni debbano andare all-in andando ad investire il 50, 60, il 100% del proprio patrimonio in Bitcoin. Ma se anche investissero per diversificare un 1, 2, 3%, questo avrebbe un impatto devastante sul valore di questo asset. E la domanda a questo punto è lecita: ha senso investire in Bitcoin in questo momento oppure è tardi? Proprio perché in molti hanno paura di tutto questo hype e pensano che Bitcoin sia solamente una bolla che sia pronta a crollare, a morire definitivamente. Bene, sempre secondo una ricerca fatta da quelli di ARK, andiamo a dare un'occhiata a Google Search Trend, quindi le parole chiave più ricercate su Google, possiamo renderci conto che non c'è tutta questa attività speculativa eccessiva, soprattutto se paragonata al 2017, quando ci fu il boom di Bitcoin, il prezzo arrivò a 17-18 mila dollari, non ricordo bene, e le ricerche speculative online su Google erano altissime. In questo momento invece, nonostante Bitcoin abbia toccato i massimi di sempre, sembra che ci sia meno hype in realtà rispetto a 3-4 anni fa. Questo innanzitutto sembra un buon segnale che ci fa dire ok, non c'è tutto questo hype, ma semplicemente se ne sentiamo parlare spesso è per il semplice motivo che siamo addetti ai lavori, che ci informiamo in questo settore. Invece magari nel 2017 davvero tutti parlavano di Bitcoin, anche chi non ne capiva assolutamente nulla. Quindi sempre in questa intervista viene detto a Cathie Wood che molti analisti pensano che Bitcoin nel 2021 non sarebbe più cresciuto. E la sua risposta è che non si trovava d'accordo con questi analisti, perché secondo lei il prezzo di Bitcoin anche nel 2021 avrebbe continuato a salire e a crescere. Questo ovviamente prima della notizia di Elon Musk, di Tesla, eccetera. E arrivati a questo punto anche il mio parere è lo stesso. Se mi dovessero chiedere secondo te Bitcoin continuerà a crescere oppure si fermerà, io non ho quasi dubbi che Bitcoin continuerà a crescere come asset. Quello che è impossibile sapere e prevedere se ci sarà un crollo, se ci sarà una forte correzione. Questo
non lo sa nessuno. Quelli che vi dicono sì, ci sarà il 100%, oppure no, impossibile, ecco, non sanno quello che stanno dicendo perché nessuno lo può prevedere, ragazzi. Perché in realtà sono possibilissime entrambe le opzioni. Bitcoin potrebbe crollare perché per via di questa grande impennata in molti vorranno liquidare un po' di incasso. Quindi in molti iniziano a ragionare in questo modo. Il prezzo comincia a scendere, panico generale, sell-off generale. Oppure sempre più persone, sempre più aziende, sempre più istituzioni iniziano ad investire una piccola fetta del loro capitale in questo asset e il prezzo continua a crescere. Quanto può arrivare Bitcoin al massimo? 100.000, 200, 300, 500, 1 milione? Nessuno lo può sapere. Una cosa è certa, secondo il mio modesto parere, che Bitcoin in futuro continuerà a crescere. Questa ovviamente è solo la mia personale opinione, ognuno si faccia le proprie ricerche e i propri studi così da cercare di farsi una propria idea. E nonostante io penso che ci sono delle buone possibilità che Bitcoin continuerà a salire in futuro, non penso assolutamente che sia saggio andare all-in in un asset come questo, ma è sempre molto importante diversificare al massimo il proprio portafoglio. Detto questo, ragazzi, sono super curioso di sapere la vostra opinione in merito a tutto ciò, quindi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di Bitcoin, se pensate che continuerà a crescere, se crollerà, se non crescerà più, ditemi insomma quello che pensate. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato delle informazioni di valore. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo.